le barriere architettoniche le abbiamo superate. Ce n'è ancora qualche duna, ma è obbligo che ci sia per poter permettere di parlare. Ma sono le barriere culturali che stanno pian piano superando. E questi eventi, questi momenti, sono proprio quelli del suo stimolo. Noi speriamo che il 2024 Genova Capitale dello Sport possa portare qualcosa in più anche all'interno del mondo paralimpico. È assurdo pensare che soltanto 100 ragazze con disabilità motoria fanno attività sportiva. I numeri sono molto più alti e vogliamo andare a prendere gli altri ragazzi disabili che non fanno sport, farli uscire di casa e avvicinarlo tramite lo sport al mondo e alla nostra società. In questo cosa servirebbe dalle istituzioni? Quello che noi servirebbe è dare più visibilità, momenti come questi. Grazie a TV come la vostra, TV, i mass media, via dicendo, devono dare più visibilità, non per far pubblicità, ma per far capire che una disabilità tante volte è perché la vogliamo noi, perché l'abbiamo dentro, non ci sentiamo uguali agli altri. Invece noi dobbiamo farvi capire che noi siamo come tutte le altre persone e abbiamo le stesse possibilità. Abbiamo la forza come attività sportive, come società sportive, come tutto, anche la possibilità di avere degli ausili per far sport. Ma quello che manca è la nostra volontà. Perciò un invito a ognuno di voi che avete una piccola grande diversità, uscite di casa e avvicinate tramite lo sport alla nostra società e alla civiltà.